Buonasera. Buonasera. Sì, siamo proprio noi. Profumeria Eco Bio ASMR. Siamo proprio noi, non ne trovo altre. Allora, intanto si può accomodare, magari ci diamo del tu. Puoi accomodarti. Allora, molto bene. Dunque, posso offrirti qualcosa? Posso farsi portare una tisana, un caffè, ma non credo sia il momento giusto. Un infuso. Ok, molto bene. Allora un secondo. Puoi portarci un infuso? Ok, preferenze piuttosto speziato, piuttosto delle erbe. Ok, qualcosa con la menta. Grazie. Ok, mentre aspettiamo, direi che mi presento, sono Carlotta, tu sei. Ti ho dato del lei poco fa, credo. Bene, molto piacere. Dunque, spero di aiutarti in questo piccolo, piccolo momento di relax. Allora, bene, c'è qualcosa che cerchi in particolare? Penso proprio di sì, ma più prodotti. Bagno schiuma, perfetto. Ok, in crema, in gel. Va bene, allora un'offerta fantastica sulla Velleda. Non so se conosci questo marchio tedesco, Eco Bio. Famosissimo, e ho un'offerta. Insomma, ognuno costerebbe. Sono gel doccia, costerebbero 7,21 euro, ma sono scontati a 15,03 euro. Sì, te li mostro subito. Allora, ho questi tre che sono Love, Harmony. Adeguato, direi che relax. Allora, questo qui è Love. Si tratta ci permette di evadere nel cuore della foresta in quanto è molto più. Oserei dire bucolico come odore, ed è appunto un gel doccia in questo caso. Come per l'altro sono 100% bio naturali e ci sono oli essenziali 100%
è al 100% di oli, in oli essenziali. E poi abbiamo il più adatto, che è Relax. Relax. Qui abbiamo lavanda, bergamotto penso sia verbena, ed è anche questo un crema doccia, quindi in realtà uno è il gel doccia, Harmony è gel doccia, e appunto io li ho già provati, non chiedete. Offerta veramente una buonissima offerta, perché si tratta di 200 millilitri, sì, e durano una vita, ne basta poco, fanno molta schiuma e lasciano un buon profumo sulla pelle a lungo. Io te li consiglio veramente. Veleda è una marca ottima. Che ne dici? Cercavi qualcos'altro? Quindi viso, skincare. Mista, ok, ma anche delicata e sensibile come la mia. Allora, sicuramente, ma come tonico, allora personalmente ho provato tanti tonici, ma credo che gli idrolati, quindi l'essenza pura di un ingrediente, quindi gli idrolati siano la miglior soluzione come tonico. Questa è la mia personale opinione, se ti posso consigliare, quindi ti consiglierei degli idrolati di La Saponaria. Sì, sono molto economici, 4 euro. Hanno cambiato finalmente la confezione. Adesso si può spruzzare direttamente, li puoi usare anche per gli impacchi sui capelli con lo shampoo. Sono veramente versatili. E ti consiglierei appunto questo alla camomilla, che lenisce, quindi per la pelle sensibile, ma anche quello alla rosa, che è il più famoso di tutti, che per la pelle mista è ottimo perché ha un'azione anche un po' tonificante, anche anti-age un po'. Allora, te ne parlo meglio. Allora, questo alla camomilla è appunto lenitivo ed emolliente. Appunto è ottenuto dalla distillazione in corrente di vapore dei fiori di camomilla. Che qui c'è scritto solamente come tonico viso, ma appunto si può utilizzare anche per i lavaggi alternativi dei capelli o come per diluire lo shampoo. Però ti sconsiglio quello alla rosa piuttosto quello alla camomilla. E poi l'idrolato di rosa biologico, anche lui, che è anti-age, appunto, come ti ho detto, è lenitivo ed è ottimo per la pelle mista. Non ti consiglio di fare un giorno uno, un giorno l'altro, ti consiglio di consumarne uno e poi l'altro per capire quale sia il più adatto a te, però te li consiglio entrambi. Questo la rosa è tra virgolette più strong, tra mille virgolette. Questo alla camomilla è più delicato. C'è sempre tempo per acquistare un altro. Quindi siamo a 15 con i 3 bagnoschiuma, gel, eccetera, e più 4, siamo a 19. E poi mi hai detto degli struccanti. Ok, allora ne ho due molto diversi. Ho un olio e un latte detergente. Allora,
funzioni molto diverse. Personalmente ti consiglio l'olio con il quale mi trovo benissimo, è del marchio Melvita, che è un marchio francese, se non sbaglio, sì, che io amo veramente. Ed è un olio profumatissimo alla rosa, non unge. Una volta, chiaramente, devi andare con qualcosa di schiumogeno, poi, una mousse, sapone, insomma, devi eliminare, no? Non lascia la pelle unta, nonostante la pelle mista, te lo garantisco. Vista la confezione, è un po' costoso, costa 16 euro, ma dura abbastanza e vale la spesa, te lo garantisco. Lui consiglia di applicarlo sulla pelle asciutta. Io te lo sconsiglio personalmente, mi trovo meglio applicandolo sulla pelle bagnata, proprio bagnata, non inumidita. Massaggiare. Infatti dice aggiungere acqua e poi sciacquare abbondantemente. Ed è per tutti i tipi di pelle. Il 100% degli ingredienti sono di origine naturale. No, di qua, scusami. E poi abbiamo il latte detergente della Biolis Nature all'argan, vellutante con il 98% di ingredienti naturali. Allora, vediamo dov'è. Questo in realtà non credo abbia certificazioni in bio, però ha un ottimo INCI se segue queste cose. Ci sono solo oli, olio di nocciolo, di mandorle e di oliva da piante coltivate in Italia in agricoltura biologica. Ci sono solo oli bio, scusami. Più del 98% di acqua purificata e ingredienti di derivazione vegetale, 0% siliconi, parabeni, petrolati, SLS e acrilati. Allora, questo qui è appunto il latte detergente, che ha un ottimo profumo e con il quale io non mi sono trovata particolarmente bene, ma ho la pelle estremamente sensibile, ma strucca davvero bene, devo dire, ed è molto economico, quindi ci sto proponendo due soluzioni davvero diverse. Il classico latte detergente, c'è poco da dire, molto comodo l'erogatore anche qui. Questo costa 4,50, quindi c'è una bella differenza di prezzo, di tipologia con cui sta fai la doppia detersione. Con latte detergente no, perché non c'è niente di oleoso. No, in combo io te li sconsiglio. No, perché dopo l'olio ci vuole qualcosa di schiumogeno, a meno che tu non voglia acquistarli entrambi. Quindi fai due tipi diversi di. Questo magari fai la doppia detersione, non necessariamente strucchi, ma secondo me per 16 euro, insomma. Esatto. Questo sì, fai benissimo. Allora. Eravamo a 19 più 16. 35 euro. Va bene? Ok, benissimo. Allora, puoi prendere. Grazie a te, è stato un piacere. Buona serata, ciao.